È una problematica frequentissima che in realtà colpisce molte più persone di quanto voi possiate immaginare, magari anche voi stessi. Parliamo del bruxismo, cioè la tendenza a stringere i denti durante le ore notturne. Vi spiego tutto nel video. Sono il dottor Filiaci e vi do il benvenuto. Oltre 20 anni di esperienza come chirurgo in ambito maxillofacciale e otorinolaringoiatrico. Qui sopra aiuto le persone a capire e risolvere i problemi che più spesso mi trovo ad affrontare nella pratica clinica. Se vi interessano questi argomenti, seguitemi sui miei canali social. Il bruxismo viene considerato una parafunzione, cioè è quella necessità volontaria o involontaria di digrignare i denti. Ovviamente distinguiamo un bruxismo diurno e un bruxismo notturno. Quello diurno avviene durante le ore della giornata in cui noi tendiamo semplicemente a serrare. Durante la notte noi incominceremo a serrare i denti e a fare dei movimenti o di lateralità della mandibola oppure in avanti e indietro, e questo determinerà tutta una serie di problematiche. Primo fra tutti il dolore. Spesso ci possiamo svegliare con mal di testa, l'articolazione la sentiamo stanca, dolore a livello del massetere o dolore a livello del muscolo temporale. E la cosa peggiore che accade è che con il passare del tempo i denti, a furia di muoversi durante le notturne, tendono a ridursi d'altezza. Per vedere se siete dei bruxisti, la prima cosa che potete fare è quella di andare a controllare gli incisivi inferiori. Se li vedete che la punta è leggermente consumata, quello sarà il segnale indicativo che avete questo tipo di problema. Attenzione, nei bambini spesso il bruxismo è un'eventualità frequente. Generalmente questa cosa si autorisolve con il passare del tempo. Cosa fare per evitare questo problema? Mettere il classico bite, quello che mettono gran parte degli odontoiatri, può essere superiore o inferiore, non è un problema. Semplicemente questo eviterà A di usurare piano piano i denti e B di tenere, diciamo, un pochettino a riposo l'articolazione durante le ore notturne. Il problema fondamentale è che il bruxismo è legato a stati di stress al di là della malocclusione. Lo stato di stress si può combattere soltanto cercando di rilassarsi, facendo attività fisiche che possono farci ridurre lo stress con cui veniamo a contatto tutti quanti i giorni. Al di là del bite, il trattamento può essere anche integrato con una terapia farmacologica atta a rilassare sostanzialmente il paziente, che non è che smetterà di digrignare, ma sicuramente lo farà con una forza leggermente ridotta. Mi raccomando, se soffrite di bruxismo, rivolgetevi al vostro odontoiatra o comunque a personale qualificato.